pomeriggio da San Telmo, dunque partita appena iniziata, partita inserita nel programma della settima giornata del campionato di terza categoria, girone riservato alle squadre della provincia di Bari. Si stanno affrontando il Football Club San Telmo ed il Trigiano. C'è subito questo tentativo, vediamo i due schieramenti. Cominciamo dagli ospiti che schierano Veronico, Amalingum, Magellino, Tagarelli, Scardigno, Rubini, Abbondanza, Di Donato, Filomena, Passo 15 e Toritto. A disposizione in panchina degli ospiti ci sono Schiavone, Cassano, De Francesco, Valerio Del Mastro, Carannante e Carbonara. L'allenatore è il signor Regalino. Per quanto riguarda invece la formazione di casa, 11 iniziale con Cassandro, Colonna, Porfido, Tetragallo, Calo, Caponio, Sciacoviello, Stano, Difonso, Labarile e Sciacoviello. A disposizione ci sono invece Paradiso, Carella, Larato, Settespamo, Perniola, Giove e Molinari. L'allenatore Pasquale Gian Petruzzi. Le due squadre si presentano a questa gara praticamente appaiate in classifica quota 11. C'è questo contrasto adesso tra Magellino e Stano. Ce lo è completamente coperto. Intervento del direttore di gara che accorda il calcio di punizione. Battuta di Donato, palla al limite dell'area, riesce ad allontanare il pallone, però si perde in fallo laterale. Partita è iniziata da 4 minuti. 0-0 il punteggio. Questo lancio in profondità, interviene testa, il tocco all'indietro, anticipa tutti il portiere Cassandro che è intervenuto. C'è ancora un malinteso, palla che ancora viene tentativo da parte di Filomena, c'è stata la respinta del portiere. Occasione sprecata. C'è stato l'intervento del portiere che è stato decisivo. Interviene l'arbitro ad accordare calcio di punizione per il fallo sul portiere che è stato disturbato al momento dell'intervento. Vabbè. Dunque la prima occasione importante per la formazione di casa che ha sprecato questa opportunità, nata per la verità su un'incertezza difensiva avversaria che ha regalato un pallone. C'è stata una battuta tentata da
Difonso, la respinta del portiere ospite. Anche in precedenza, parlavi da qualche secondo prima, c'era stata ancora un'altra incertezza in fase difensiva, e lo stesso giocatore Difonso che aveva avuto l'opportunità, anche se poi c'è stato l'anticipo su di lui di Veronico, riuscito in presa alta ad evitare qualsiasi problema, però aveva rischiato anche in quella circostanza la formazione del Treggiano. Il capitano della formazione di casa, Antonio Calo, che ha manovrato questo pallone, adesso è colonna in possesso del pallone, prova a mettere in movimento. Buona idea da parte di Difonso per l'azione che viene proseguita da Capone, poi la chiusura da parte dei giocatori del Triggiano. Sta creando qualcosa di interessante il Santermo, che ripeto, per il quarto minuto, nel corso del quarto minuto ha sprecato questa ghiotta opportunità. Il pallone adesso dall'altra parte, Cassandro l'ha fatto su, ha già messo in movimento i propri compagni che adesso manovrano con Porfido sul settore di sinistra, all'esterno di sinistra a basso. Adesso Sciacoviello lungo l'out, sempre di sinistra, viene fermato dall'intervento di Magellino, che mette il pallone in fallo laterale. L'abito però intervenuto perché c'è stato anche intervento in gioco scorretto, quindi calcio di punizione in favore della formazione di casa. Quando siamo giunti al minuto numero 7, versione allontana comunque in qualche modo il Triggiano, forse in maniera non proprio ortodossa, comunque viene adesso in avanti la formazione ospite. C'è questo tentativo in apertura non proprio preciso, è costretto a fermarsi e tornare indietro Toritto. Rilancia in avanti questo pallone, ancora Toritto alla caccia della sfera, la recupera, riesce a difenderla dall'intervento di un paio di avversari che poi però riescono a impossessarsi del pallone. Adesso è Caponio, prova a cambiare fronte d'attacco, interviene il direttore di gara a segnalare la posizione di fuorigioco da parte di Difonso, che protesta un po' nei confronti del direttore di gara, ma la decisione è presa. Si ricomincia a giocare con Rubini, il lancio di quest'ultimo, interviene Calò per un attimo, poi fallo sulla Barile, l'arbitro già accordato il calcio di punizione, battuto. Viene in avanti ancora la formazione di casa con Capone, formazione di casa in maglia rosso-blu con pantaloncini rossi e calzettoni blu, mentre in maglia azzurra pantaloncini bianchi e calzettoni azzurri la formazione ospite del Triggiano. Dicevamo, sono appaiate in classifica quota 11 a ridosso delle prime le due squadre che oggi si affrontano, anche se il cammino è un po' diverso. Il campionato è in girone con un numero dispari di squadre, quindi c'è da considerare che la classifica non è proprio completissima per questo motivo, perché a turno ovviamente le squadre effettuano un turno di riposo e oggi si gioca la settima giornata. Questo pallone in avanti è recuperato da Di Donato, poi batti e ribatti del pallone, adesso tra le gambe di passa 15, gli ha rubato il possesso Sciacoviello, che porta in avanti su Sciacoviello. Ci sono due Sciacoviello, Davide alla maglia numero 7 e Angelo alla maglia numero 11 nelle file della formazione di casa, che viene adesso in avanti con questo tentativo a chiusura ancora del Triggiano. Poi entra in area di rigore Porfido, che finisce a terra, per l'arbitro si può proseguire, resta in zona d'attacco il Santeramo, che usufruirà di questa rimessa laterale affidata a Vito Porfido sul settore di sinistra. Migliore l'avvio sicuramente della Santeramo, che ha creato almeno un paio di pericoli avversari. Adesso l'arbitro aspetta qualche istante prima di autorizzare la ripresa del gioco, che avviene adesso. Lo scambio, ancora Porfido in possesso del pallone, effetto questo traversone troppo sul portiere Pasquale Veronico, che non ha difficoltà nella circostanza a far suo il pallone e adesso mette in movimento Ramalingum vicino allo stesso giocatore, a Tagarelli, poiché è entrato in possesso del pallone. C'è stato un fallo adesso su Di Donato, credo che è rimasto a terra,
Rubini, forse, anzi Rubini, sì, nella circostanza di un altro è stato servito adesso. Palla per Torito, si chiude bene il Santeramo che prova a ripartire a sua volta, era stato Ramalingu ma a seguire l'azione sul settore di sinistra, a proporsi, ma non è stato servito dai compagni. Dall'altra parte c'è il servizio per Difonso, Paolo Difonso, che ha cercato di andare a recuperare questo pallone ma non è riuscito a tenerlo in campo. Undicesimo minuto nell'arco di questo primo tempo, 0-0 punteggio, ancora il Santeramo, la conclusione questa volta, pallone colpito troppo da sotto da parte di Difonso, si impenna altissimo oltre la porta di Veronico, che nella circostanza non ha nessun problema. Si prende il gioco con il rilancio di Pasquale Veronico, il portiere della formazione ospite nel settore, dove prova ad andare a recuperare il pallone in abbondanza, ma è stato l'intervento difensivo, il pallone è finito in fallo laterale. Rimesse per gli ospiti. Tagarelli, che va alla battuta. Tagarelli, Rubini, Scardigno e Ramalingum, quest'ultimo a sinistra, sono la linea difensiva del Trigiano, la linea più arretrata, mentre abbondanza di Donato con Torito e Passa 15 giocano sulla linea mediana. Filomena per ora è il giocatore ospite che gioca più in avanti. Magellino si fa saltare da Porfido, che effettua questo traversone direttamente però tra le braccia di Veronico, che anticipa compagni avversari, un'incursione che poteva diventare pericolosa. E Magellino è il giocatore che gioca sull'esterno destro basso della formazione ospite, e mentre Rubini, che nell'azione precedente era arretrato per andare a ricoprire la posizione difensore centrale, in realtà preside il centrocampo insieme agli altri compagni già appena citati. Adesso è il Santeramo che riparte con il proprio portiere che ha servito Tetragallo, poi calò il capitano. Adesso il servizio per Colonna, prova a ripartire il Santeramo, c'è subito però la chiusura da parte del Trigiano con Di Donato, che salta bene un avversario, subito forse l'intervento falloso da parte di un avversario. L'abito atteso qualche istante, ha dato un'occhiata all'eventuale proseguo dell'azione, poi si è reso conto che il Trigiano aveva perso in maniera irregolare il possesso del pallone, allora è intervenuto, devo dire sostanzialmente d'accordo con questa decisione arbitrale, che ha accordato il calcio di punizione per il fallo subito da Di Donato, che è lo stesso giocatore più vicino al punto di battuta, poco più indietro Tagarelli. Lascia l'incarico Di Donato, la battuta dalla grande distanza da parte di Tagarelli, che ha cercato la conclusione direttamente a rete, non è stato impegnato direttamente nella circostanza Cassandro, che però sarà impegnato adesso a riprendere il gioco perché effettuerà questa rimessa dal fondo. La battuta nella zona dove c'è Difonso, che proviene anticipato ancora da Di Donato, adesso prova a partire Caponio, subentrato nell'azione La Barile, l'apertura di prima intenzione da parte di Sciacoviello, di Davide Sciacoviello, ma la chiusura ancora attenta del Trigiano, che poi perde palla per l'intervento di Stano, che prova a incunearsi, palla che finisce sulla sinistra per l'altro Sciacoviello, che è Angelo, effettua il traversone, allontana ancora il Trigiano, ancora il recupero del Santeramo, questa volta l'intervento falloso è da parte di Rubini, Michele Rubini del Trigiano, classe 92, calcio di punizione dunque in favore del Santeramo.
siamo distanti dalla porta difesa da Veronico. Per la verità l'arbitro adesso prende le distanze per la barriera che andrà a posizionarsi praticamente al limite dell'area. Siamo circa 25 metri dalla linea di porta, posizione appena defilata sulla sinistra. Parte la battuta centrale appena alta di Pucco, era in grado di intervenire Veronico nella circostanza, la conclusione è stata tentata da Antonello Pedragallo, il classe 97, che ha provato questa conclusione. Aveva sì aggirato la barriera, la palla si stava anche abbassando, però è finita come traiettoria centralmente rispetto alla porta di Veronico, che abbiamo visto ha controllato la traiettoria della sfera e l'ha accompagnata oltre il fondo. Pallone rimesso in campo già dallo stesso portiere ospite, tentativo di intervenire da parte di Magellino, Vincenzo Magellino, poi è però il Santeramo che si rimpossessa del pallone solo per un attimo, lo recupera Abbondanza che favorisce l'impostazione degli ospiti, ancora in precisione è riuscito comunque Tritto a recuperare il pallone in un primo momento, poi Capone lo difende in maniera determinata, guadagna il calcio di punizione in proprio favore sull'attacco di Tritto. Bello scambio di intesa tra i due giocatori, Capone e Tritto, che insomma hanno affrontato questo contrasto con decisione, ma non con cattiveria. Infatti si sono subito scambiati un gesto di intesa i due. 0-0, sempre il risultato, avvio di marca locale, siamo al 17° minuto del primo tempo con due opportunità interessanti, soprattutto quella al quarto capitata sul piede di Difonso che non è riuscito a superare la guardia di Veronico, è stata quella l'occasione più clamorosa. Da qualche minuto per la partita un po' più equilibrata, il Santeramo recupera qualche pallone, attenzione adesso ancora Difonso che si avvicina alla porta, il diagonale, ancora l'intervento strepitoso da parte di Veronico, sembrava gol fatto e invece è intervenuto in maniera decisiva ancora Veronico che ci ha messo la mano, si è disteso sulla destra e questo è veramente un intervento salva risultato, seconda opportunità clamorosa da parte del Santeramo. Addirittura di gara ferma il gioco. Addirittura di gara è andato a redarguire la panchina del Santeramo raccomandando che in panchina può sedere solo chi è ovviamente inserito in distinta. Vi ricordo che per provvedimento non c'è accessibilità al pubblico quest'oggi, l'impianto è chiuso, soltanto i giocatori, soltanto i dirigenti hanno potuto accedere oltre alla nostra troupe, per il resto tutti fuori. Questa diretta è visibile sul sito www.antenasuda.com. pallone che è terminato in fallo laterale per il Trigiano che potrà proseguire l'azione offensiva praticamente davanti alla panchina di casa, si riprenderà il gioco con questa rimessa con le mani, chiama palla di Donato ma il giocatore Ramalingum preferisce servire in avanti, colloquio a distanza tra l'allenatore di Donato per quanto riguarda la squadra ospite. Ancora rimessa laterale in favore di Yuri Ramalingum che rimette al centro il pallone nell'area di rigore, allontana la minaccia il Santeramo che prova a venire fuori con questo tentativo da parte di Stano e adesso invece è Rubini che manovra per il Trigiano, messo in movimento il proprio compagno Tagarelli, palla in avanti per Abbondanza che però viene anticipato da Passa 15, il suo compagno di squadra che è rimasto indietro, questo pallone lanciato in avanti, palla verso Filomena che non riesce a controllare il pallone ma guadagna la rimessa laterale perché il Santeramo ha allontanato la minaccia mettendo il pallone in fallo laterale.
20 i minuti di gioco nell'arco del primo tempo, il punteggio sempre fermo sullo 0-0, due occasioni ottime per il San Telmo che meritano di essere sottolineate, entrambe capitate ai piedi di Difonso, la prima con il giocatore leggermente defilato sulla sinistra che ha battuto a rete ed è stato decisivo l'intervento di Veronico che poi, se è possibile, non solo si è ripetuto ma addirittura forse ha fatto un intervento ancora più difficile su una battuta a rete sempre dello stesso Difonso, successivamente un diagonale che ha severamente impegnato. La reazione però del portiere ospite è stato davvero decisivo in questi suoi due interventi. Le cose più importanti, più pericolose che abbiamo visto fino adesso, con una supremazia territoriale da parte del San Telmo che per un periodo, stavamo appena dicendo, non si era reso più pericoloso e invece poi è capitata proprio questa occasione, devo dire incertezza proprio in zona centrale da parte del Trigiano che adesso deve difendersi ancora da un altro tentativo e si tocca la coscia Difonso, che mi è sembrato andare prima a provare di recuperare il pallone, poi ci ha rinunciato e mi sembra che si tocchi la coscia sinistra, forse qualche problema muscolare per lui. Infatti mister Gian Petruzzi ha dato indicazione alla propria panchina di effettuare il riscaldamento, probabilmente non ce la fa. Difonso sì, si tocca proprio, problema muscolare per lui, costretto ad uscire, due occasioni per lui e purtroppo partita che si chiude in anticipo. 22esimo minuto. Giove, Stefano Giove, che dovrà entrare praticamente senza riscaldamento, vista l'emergenza che si è creata. Al 21esimo minuto questa sostituzione forzata nelle file della formazione di casa, è uscito, l'avete visto, per infortunio Paolo Difonso, al suo posto è entrato Stefano Giove, classe 97. Allora, Giove è andato a giocare a centrocampo, in zona centrale. Sta giocando un po' più avanti rispetto alla posizione precedente. Caponio insieme a Labarile sono adesso il duo offensivo per quanto riguarda la formazione di casa, dunque sfortunato Difonso è stato prima protagonista assoluto con le due azioni più pericolose della partita, anche se su entrambe ha trovato un Veronico davvero strepitoso. La barile di testa per Caponio che prova a saltare un avversario di Donato e nella circostanza Scardigno che lo mette giù. E calcio di punizione per il San Telmo con la barile pronto a battere. Questo calcio piazzato si porta in avanti anche Colonna sul settore di destra, mentre Veronico indica la sua barriera, la posizione più corretta, parte la parabola, c'è questo destro da parte di Angelo Sciacoviello, palla colpita malissimo, completamente alta la sua conclusione, fuori misura. Questa volta Veronico non è dovuto intervenire se non per andare a recuperare il pallone e per riprendere il gioco. Parte la battuta di Veronico proprio sulla linea di metà campo, è stato Torito ad allungare la traiettoria della sfera, poi il tocco all'indietro di Capitan Calò per il proprio portiere Cassandro.
lungo lancio, intervento di Scardigno che anticipa tutti, poi Abbondanza prova ad addomesticare questo pallone, glielo porta via Angelo Sciacovello che spinge in avanti i suoi. Buono lo scambio tentato con Stano, non si è chiuso per la guardia di Tagarelli che è andato a recuperare questo pallone, lo tocca centralmente per Di Donato, subito fallo per lo stesso Antonello Tagarelli, classe 87, è rimasto anche leggermente infortunato. E dopo si riprenderà con il calcio di punizione in favore della formazione ospite, il Trigiano. 26 minuti nell'arco di questo primo tempo, 0-0 il punteggio. Palla per Scardigno. È Toritto che va a recuperare questo pallone. Pasquale Toritto che poi però è stato fermato dalla difesa avversaria. Ancora il Trigiano però in possesso di palla, Di Donato. Intuisce tutto Pietragallo. Scambio con Sciacovello che prova a restituirgli il pallone, ma alla meglio Magellino con calma. Ben avanti il Trigiano sull'auto destra con Abbondanza che riesce a rimettere al centro questo pallone. Ancora Di Donato, tentato lo scambio con Toritto che le aveva dato un buon pallone all'indietro, poi però un passaggio di ritorno di Donato è stato un po' fuori misura. Ha recuperato la sfera Cassandro, l'estremo difensore del Santeramo che ha effettuato il rilancio, l'anticipo di Yuri Ramalingum su tutti con il pallone in fallo laterale proprio sotto la nostra postazione. Non è riuscito Capone a tenere in campo questo pallone che era schizzato via dopo un contrasto di Labarile con un avversario. Rimessa laterale per gli ospiti, lunga in avanti, interviene Filomena ma poi il Trigiano completa il disimpegno con il tocco all'indietro di Tagarelli che favorisce Veronico che ha già servito Scardino che va all'impostazione per i suoi. Palla raso terra per un attimo Caponio, poi Toritto, zona centrale per Di Donato che però non riesce a controllare. Caponio che va a recuperare questo buon pallone, tutto merito di Caponio che prova quasi centralmente un'incursione, è stato fermato dal suo dire tra l'altro in maniera irregolare, l'abito invece ha lasciato proseguire. Adesso è Toritto che manovra su questo pallone, l'anticipo di Porfido su Abbondanza, pallone in fallo laterale, c'è bisogno di un altro pallone per poter riprendere il gioco. Trebone avanti, tocco centrale, intuito tutto Toritto però, che ha chiuso sul tentativo avversario di Sciacovello, di Davide Sciacovello. Ancora però il Santeramo in possesso di palla, si riparte da Capitan Calò, da questi a Colonna. Intervenuto Caponio ma solo per un attimo, il pallone è finito ancora in fallo laterale. Filomena per un attimo, poi ancora il Santeramo, impostazione con Stano, perso palla però, Scardigno non rischia, tocca all'indietro per il proprio portiere Veronico, da questi sulla destra per Tagarelli che però si fa sorprendere dal passaggio del compagno, rimessa praticamente regalata la formazione di casa che viene in avanti adesso. Stano in possesso del pallone, cerca un compagno su cui toccare, viene invece toccato duro da Rubini, alle spalle c'è il calcio di punizione
per il San Termo. Il gioco fermo adesso. Nel frattempo si è ripreso il giocatore che ha subito il fallo. Il direttore di gara indica il punto dal quale deve essere ripreso il gioco. Questo calcio di punizione. Siamo nell'arco del 31esimo minuto di questo primo tempo, sempre 0-0 il parziale. C'è Tetragallo vicino al punto di battuta, ma forse toccherà a lui, ma non per la battuta, che infatti avviene di potenza da parte di Labarile, imprecisa però la sua conclusione, servito appunto da Tetragallo. Tocco corto, destro, però termina alto. Già non viene in avanti con abbondanza sul settore di destra, viene controllato da Porfido, tocca all'indietro per Tagarelli, poi Donato suggerisce in avanti proprio per abbondanza, in anticipo per un netto Cassandro che fa suo il pallone. Questo è Porfido, confermiamo infatti che è andato a occupare una posizione centrale Stefano Giove, che ha sostituito dal minuto 21. Sfortunato Difonso per questo infortunato. Calcio di punizione per il San Termo. Pronto sempre Antonello Petragallo, la battuta dalla limite dell'area, sfiora il pallone di testa Stano, ma non può fare molto di più, la sfera termina nettamente sul fondo. Il pallone Filomena con una mano, l'arbitro interviene, calcio di punizione già battuto da Petragallo per Colonna, cerca lo scambio proprio con Giove, il neo entrato, il pallone poi finisce in fallo laterale, la rimessa è della formazione ospite. Rubini perde il possesso del pallone, c'è Sciacovello che si porta in avanti al limite, la battuta, il destro debole e centrale, la conclusione da parte di Angelo Sciacovello. Non ci sono difficoltà in questa occasione per Veronico, c'è uno scontro involontario tra Torito e Colonna, che nella corsa hanno intersecato le loro traiettorie. Nessuna cattiveria tra i due, soltanto uno scontro normale di gioco. L'arbitro indica di rettificare la rimessa di questa, la posizione meglio di questa rimessa laterale con la quale si riprenderà il gioco. E testa Toritto, poi Stano, poi aveva toccato per un attimo anche Davide Sciacoviello per il San Termo, che adesso prova a rubar palla agli avversari. C'era abbondanza in possesso del pallone, che ha subito fallo proprio nel cerchio di centrocampo, è di Donato che adesso va alla battuta. Servito di Donato, attaccato da Caponio, ancora in lotta i due. Caponio cerca un varco sulla destra, chiuso dall'intervento di Ramalingum, che porta in avanti
Il Trigiano subito fermato, pallone che si impenna altissimo in lotta Ramalingum e Giove, rimasto a terra Yuri Ramalingum, classe 97 del Trigiano, e si tocca una spalla, forse è caduto male dopo aver cercato l'impatto di testa con il pallone, ma sta riprendendo. Si è rialzato comunque Ramalingum in grado di riprendere il gioco. Scardino che va a recuperare il pallone, tocca all'indietro per Veronico, hanno già scambiato i due giocatori, ancora Scardino in possesso. La chiusura di Calò, che mette palla in fallo laterale per il Trigiano. Ramalingum, battuta con le mani, lunga, recupera il pallone a Filomena, poi viene fermato, Giove mette in movimento i suoi, adesso è Labarile in possesso del pallone, ma costretto a ripartire un po' all'indietro il Santeramo in questa circostanza. Capone non trova il varco, ma va a recuperare il pallone, viene messo giù dall'intervento di Ramalingum, calcio di punizione per la formazione di casa. E Pietragallo che viene come al solito alla battuta di quasi tutti i calci piazzati, almeno di quelli che bisogna scodellare verso il centro dell'area, parte la battuta e poi allontana il Trigiano. Il pallone viene recuperato da Porfido sull'altezza della tre quarti del proprio attacco del Santeramo, che adesso manovra con Angelo Sciacoviello, non riesce a trovare Varchi, poi prova a servire un compagno, ne approfitta Stano che si accentra, fermato però anche lui nel suo tentativo. Capitan Calò prova a servire Caponio, il pallone però è un po' troppo arretrato rispetto alla posizione di Caponio. Mister Gian Petruzzi invita i suoi comunque a tentare anche qualche volta la conclusione dalla distanza. È venuto ancora Calò con il petto, è stato Stano provare a prolungare l'azione del Santeramo, che adesso deve subire però questo tentativo da parte di Filomena, fermato Ivan Filomena, pallone che tra l'altro è stato toccato per ultimo proprio dal giocatore del Trigiano, dunque si riprenderà con la rimessa con le mani in favore del Santeramo. Sono 38 minuti di gioco di questa prima frazione di gara, sempre 0-0 il risultato, ha avuto un paio di occasioni clamorose il Santeramo per sbloccare il match al quarto minuto con Di Fonso, che poi si è replicato proprio poco prima del quarto d'ora, decisivo in entrambe le circostanze Pasquale Veronico, l'estremo del Trigiano, che ha compiuto due interventi davvero decisivi ed è riuscito a mantenere imbattuta la propria porta. Poi Di Fonso si è infortunato, al 21esimo del primo tempo è entrato al suo posto Giove. Di Donato per il Trigiano, formazione biancazzurra che prova a venire in avanti, adesso però c'è l'intervento di Colonna del Santeramo che ferma il tentativo avversario. Incertezza da parte di Giove, che mette il pallone fallo laterale, rimessa per gli ospiti. Ramalingum con le mani, recupera la palla Filomena per Rubini verso Abbondanza, che controlla un buon pallone, prova ad accentrarsi e poi mette in avanti questo pallone, forse per favorire l'intervento di Filomena, ha avuto la meglio su tutti Cassandro, che adesso si appresta ad effettuare il rilancio. Palla lunga in avanti, interviene di testa Magellino del Santeramo, che a recuperare questo pallone, ma si porta sulla sfera però Filomena, che non riesce a tenerlo in campo. Stano avanti questo pallone, forse verso Capone, che però ha fatto un altro movimento in questo caso, e invece pallone
è già in possesso dei giocatori del Trigiano che provano ad imbastire in zona arretrata con Tagarelli e con Scardigno, poi è Tagarelli che ha servito, passa 15, ancora in avanti il pallone, sfiora soltanto di testa Petragallo, interviene con calma Cassandro che presta ad effettuare il rilancio, palla che viene sfiorata soltanto da Scardigno in contrasto con la Barile, pallone del Trigiano con Ramalingum, Iuri Ramalingum che adesso è in possesso del pallone, tocca indietro per Scardigno, da questi a Tagarelli, sentiremo con Giove, adesso con Stano, salta un avversario, ancora Giove, subentra lui nell'azione, perde il possesso della sfera, non la controlla, passa 15, calò, chiude questo tentativo, pallone poi che permea dalle parti di Cassandro che urla ai compagni per impossessarsi del pallone, invita i suoi a salire ed effettua ancora un altro rilancio, zona centrale, interviene Scardigno non proprio in maniera perfetta, prova a Stano ad andare a tenere in campo questo pallone, riesce ad accentrarsi tra l'altro e poi forse ha subito anche fallo un avversario, si è sbilanciato con il corpo all'indietro, ha tentato la battuta a rete, ancora l'uscita provvidenziale di Veronico che gli ha chiuso lo specchio della porta mettendo il pallone in corner e mantenendo ancora in battuta la propria porta, calcio d'angolo in favore del Santeramo, c'è un giocatore, mi sembra Caponio, che ha un problema con le scarpe, l'arbitro aspetta e adesso dà l'autorizzazione alla ripresa del gioco sul secondo palo, Scardigno all'altezza del secondo palo, anticipato la Barile e poi c'è passa 15 sul pallone, Leonardo passa 15 che è il capitano del Trigiano, palla per Toritto che però non è riuscito a raggiungere per tempo il pallone, la rimessa con le mani di Colonna verso Caponio che viene anticipato però da Toritto, sempre rimessa laterale qualche metro più avanti rispetto a quella precedente, provato a girarsi Stano che ha trovato invece il contrasto con un avversario, rimessa laterale già battuta dalla Santeramo, questa conclusione però velitaria da parte di La Barile, grande distanza, tiro tanto completamente fuori bersaglio, nulla di fatto, ci avviamo al termine di questo primo tempo, 43 minuti questa prima frazione di gara, sempre 0-0 il punteggio tra il Santeramo che è andato almeno in tre occasioni vicino al gol, il Trigiano non si è reso mai seriamente pericoloso dalle parti di Cassandro, però ha vissuto questa prima fase con un po' di affanno all'inizio quando si è reso pericoloso di Fonso in un paio di occasioni, poi c'è stato un momento un po' più tranquillo al quarto d'ora, la seconda occasione di Difonso che poi è stato costretto ad uscire per infortunio rilevato da Giove e poi l'uscita ancora di Veronico su questo tentativo da parte di Stano che si era bene incuneato nell'area avversaria anche se da posizione dobbiamo riconoscerlo abbastanza defilata, non sarebbe stato proprio facile mettere il pallone in rete da lì, ma come al solito l'intervento di Veronico ha evitato qualsiasi rischio. Traversone alto oltre la porta di Cassandro che attende un altro pallone per poter ricominciare il match, questa fase finale del primo tempo. Tra un po' le squadre rientreranno negli spogliatoi. Il rilancio del portiere di casa con Caponi che va a recuperare il pallone, il tocco all'indietro in qualche modo per Davide Sciacoviello che cerca di andare via sul settore di destra, e bravo Di Donato che guadagna la rimessa laterale in proprio favore e che deve anche provvedere a riallacciarsi una scarpa prima di poter riprendere il gioco, un po' di esperienza Di Donato rimasto in campo per guadagnare qualche secondo, per la verità nello stesso problema
lo ha anche Torito, che si sta riallacciando le scarpe. È pronto ora Malingum per effettuare la rimessa laterale, però il giocatore del Trigiano, anzi due giocatori del Trigiano alle prese con questi problemi di scarpe, hanno guadagnato i secondi che intendevano guadagnare. Si va all'intervallo sul risultato di 0-0 più Santeramo in questo primo tempo, ma per quanto riguarda il Trigiano c'è stato Pasquale Veronico davvero strepitoso in almeno un paio di occasioni, che ha mantenuto imbattuta la propria porta, come vi mostrano le immagini di Nunzio Procaccio. Adesso le squadre fanno il loro rientro negli spogliatoi, ci fermiamo anche noi per quanto riguarda il nostro commento, a tra poco seguiremo insieme le fasi relative alla ripresa. Parte dallo 0-0. Durante l'intervallo non ci sono stati cambi se non quello del primo tempo forzato in casa Santeramo, quando mister Gian Petruzzi ha dovuto mandare in campo nel 21esimo minuto a Giove al posto dell'infortunato Di Fonso. Dunque il Trigiano in campo con Veronico, Ramalingum, Magellino, Tagarelli, Scardigno, Rubini, Abbondanza, Di Donato, Filomena, Passa 15 e Torito. A disposizione del mister ospite Magellino ci sono Schiavone, Cassano, De Francesco, Valerio, Del Mastro, Carannante e Carbonara. Per quanto riguarda formazione di casa, dunque in campo Cassandro, Colonna, Porfido, Tetragallo, Calò, Caponio, Sciacoviello, Stano, abbiamo già detto del cambio di Giove al posto di Di Fonso, Labarile e l'altro Sciacoviello che è Angelo in panchina. Ci sono Paradiso, Carella, Larato, Sette, Perniola e Molinari. Giove ovviamente è entrato in campo ed è andato a schierarsi sulla linea di metà campo con Caponio che costituisce il tandem d'attacco insieme alla Barile. Chiama palla Cassandro, sentono tutti, anche se il rilancio è raso terra, palla verso Sciacoviello che però ha commesso fallo, calcio di punizione per il Trigiano. Per quanto riguarda i pericoli creati nel primo tempo,
Al quarto minuto del quattordicesimo, le due ghiotte opportunità per Difonso, sulle quali è stato bravissimo il portiere degli ospiti, Pasquale Veronico, a davvero esibirsi in due interventi importantissimi, decisivi. Lo stesso ha chiuso anche, lo stesso portiere ospite, ha chiuso anche un tentativo verso il finale del primo tempo, al 43esimo minuto, quando c'era stata un'incursione in area di rigore avversaria da parte di Stano, che era sì defilato, completamente defilato, però stava incuneando pericolosamente. Anche in quel caso Veronico è andato a chiudergli lo specchio della porta e ad allontanare la minaccia. Gioco fermo. C'è un infortunio per Stano, credo, nelle file del Sant'Eremo. È rimasto a terra il giocatore numero 8, si tratta proprio di Stano, che però adesso, aiutato da un compagno, si è rialzato. Battuto il calcio di punizione da Metragallo per il Sant'Eremo, posizione irregolare, e dunque c'è il calcio di punizione con il quale si riprenderà il gioco in favore del Trigiano. Ricordiamo che dallo stadio di Sant'Eremo stiamo trasmettendo in diretta con le immagini di Nunzio Procacci, match inserito nel programma della settima giornata di andata, campionato di terza categoria, girone provinciale di Bari. Si stanno affrontando al Football Club Sant'Eremo in maglia rosso-blu e la formazione del Trigiano in maglia azzurra con frigi bianchi. 0-0 il risultato, da poco il secondo tempo, esattamente 3 minuti e 38 secondi dall'inizio della ripresa. Diciamo, non è cambiato niente, almeno dal punto di vista tattico, almeno in queste primissime battute, rispetto alla fine del primo tempo. Caponio ci spiega un po' sul pallone, Torito per il Trigiano, servito all'indietro Rubini, da questo il rilancio di Tagarelli, poi e adesso Sciacoviello, che è andato a domesticare questo pallone, in avanti per Caponio, che salta per un avversario, entra in area di rigore, difende il possesso del pallone, poi va la battuta, ancora il solito Veronico che si oppone, posizione defilata questa volta per Caponio, quarta opportunità importante nell'arco della partita per il Sant'Eremo, che però non riesce ancora a sbloccare il match, trova sempre sulla sua strada Pasquale Veronico, protagonista assoluto davvero di questa partita, che ha mantenuto in battuta almeno fino adesso la propria porta. Prova in uscita abbondanza, viene messo giù e dunque calcio di punizione per il Trigiano, che può adesso respirare, può portarsi in avanti. C'è movimento sulla panchina della formazione di casa, ci sono almeno un paio di giocatori che stanno effettuando gli esercizi di riscaldamento. Probabilmente mister Gian Petruzzi vorrà giocarsi qualche altra carta per cercare di sbloccare questo match. Ancora 0-0 il risultato, nonostante le opportunità avute dal Sant'Eremo. Fermato il tentativo di Angelo Sciacoviello, che si è Magellino adesso, il recupero da parte di Filomena, poi il Sant'Eremo si porta in avanti, Tagarelli indietro, salta un paio di avversari, poi tocca con calma su proprio portiere Veronico, da questi a Scardigno, va l'impostazione Scardigno, ma serve ancora Tagarelli sul limite dell'area di rigore, poi un po' in affanno il Trigiano, perde però il possesso della sfera, va a recuperare adesso Stano, che forse subisce fallo, protesta per un po', l'arbitro lascia proseguire e allora passa 15, che manovra per gli ospiti, la chiusura di Giove, ancora il Trigiano in possesso di palla adesso con Di Donato, che porta in avanti i suoi, buona l'idea per passa 15, che rimane al limite dell'area, cerca un varco e poi il pallone termina sul fondo, nulla di fatto, protesta Stano per l'azione precedente nei confronti del direttore di gara.
di testa Rubini, il pallone si impenna per Capone che la meglio su Scardigno. Capone prova ad aggirare l'avversario, cerca Varco sul settore di destra, riesce a guadagnare la rimessa laterale in proprio favore. Non è uscito fuori dal rettangolo, si aspetta l'ingresso di un pallone, c'è un balletto di palloni, adesso finalmente si può riprendere il gioco con il Santermo che ha effettuato la rimessa laterale. C'è Davide Ciocovello adesso sul pallone, costretto a toccare all'indietro per Capitan Calò che lascia poi la battuta a Petragallo. Stano che va a controllare questo pallone, glielo ruba però Turitto che prova l'apertura sulla sinistra per Abbondanza, il controllo da parte di Abbondanza che entra in area di rigore, chiuso però dall'intervento di Capitan Calò che neutralizza questo tentativo, stava diventando pericoloso da parte della formazione ospite. È rimasto a terra infortunato un giocatore del Trigiano. Palla a centrocampo, stanno verso Ciocovello che però è stato fermato, ancora palla per Ciocovello che questa volta riesce a far proseguire Giove, palla in una zona però dove non ci sono compagni, c'è soltanto Scardino che tocca lì dietro per Veronico, un po' in affanno adesso il Trigiano nella circostanza, recupera palla il Santeramo con Stano che se la allunga nel controllo però, e poi c'è Filomena, colpo di testa di Calò per Petragallo e porta in avanti il pallone di Donato per il Trigiano, ancora Giove lo va a recuperare, il lancio di Petragallo verso Capone un po' troppo in profondità, Scardigno di testa all'indietro per il proprio portiere. Torito si infortuna, i suoi compagni mettono palla in fallo laterale per prestare le cure del caso, il giocatore che si è infortunato, anche l'arbitro si avvicina per rendersi conto della situazione. Siamo sempre sul punteggio di 0-0, decimo minuto della ripresa, reti inviolate tra il Football Club Santeramo ed il Trigiano in questa partita valevole per la settima giornata di andata del campionato di terza categoria, girone che comprende le formazioni della provincia di Bari, squadre appaiate a quota 11 in classifica prima di questa partita. Rimessa laterale per il Trigiano, c'è un cambio nelle file degli ospiti, notiamo questa sostituzione che viene all'undicesimo minuto, esce Abbondanza, entra Valerio. Francesco Valerio, classe 95. Un cambio per parte in questo momento. Abbiamo andato a avvisare Ciocovello, Angelo Ciocovello, che aveva lo scaldacollo praticamente in campo, con quello non si può giocare. Calcio di punizione in favore del Trigiano.
davanti a me c'è Bellarte, Alessandro Bellarte di Barletta. Conclusione alta da parte del Santeramo. Prima parte della ripresa che ha avuto una storia diversa rispetto al primo tempo. Primo tempo del Santeramo che sembrava voler accelerare, ha avuto subito l'occasione in apertura al quarto minuto con Difonso, ha mantenuto una certa supremazia territoriale. Poi tra l'altro poco prima del quarto d'ora è arrivata anche la seconda opportunità. Rettifichiamo, Alessandro Bellarte, direttore di gara di Molfetta. Ci hanno dato una notizia non corretta, che mi sembra che Alessandro Bellarte sia di Molfetta, direttore di gara comunque di questo match che non si sblocca dallo 0-0 iniziale. Non ci sono state grosse opportunità in questo inizio di ripresa. Le emozioni più importanti le abbiamo vissute nei primi 45 minuti. Colonna per Davide Sciacoviello, che adesso prova ad aggirare un avversario, si porta il pallone però al di là della linea laterale, non ha di fatto dunque Treggiano che usufruisce di questa rimessa con le mani. Di testa interviene ancora Colonna, ancora palla in fallo laterale e ancora rimessa con le mani di Ramalingum, che guadagna solo qualche metro rispetto alla battuta precedente. Palla verso Sciacoviello, Angelo Sciacoviello quasi al limite dell'area, prova ad aggirare un avversario, la battuta ancora una volta ci mette la mano, incredibile Veronico, quarto intervento decisivo, forse anche il quinto per la verità, perché già si era opposto all'inizio di ripresa un'opportunità di Caponio che era un po' defilatosi sulla destra, ha battuto un rasoterra, ha risposto adesso proprio a Caponio. Mister Gian Petuzzi chiede le condizioni, che forse si era infortunato anche lui. Attenzione, colpo di testa da parte di Stano, non inquadra la porta, questa volta non c'è bisogno dell'intervento di Veronico, ma fioccano le occasioni per quanto riguarda il Santeramo. È davvero decisivo il portiere ospite, diventano 5 le occasioni in cui ha negato il vantaggio alla formazione di casa, che adesso si appresta ad effettuare la seconda sostituzione. Pronto ad entrare il numero 14, Larato, nelle file della formazione di casa. C'è un cambio anche per gli ospiti, vedo pronto anche Carbonara. Sei dunque Caponio. Caponio è già uscito, allora era proprio lui il giocatore infortunato, quindi non è riuscito a recuperare. Sedicesimo della ripresa, dunque fuori Caponio, è entrato Larato nelle file del Santeramo, mentre Carbonara sta per entrare nelle file degli ospiti. Credo al posto di Passa 15, vediamo. Sì, questa è la sostituzione invece nelle file degli ospiti, quindi diventano due per parte i cambi in questo momento. Palla controllata da Cassandro. Da fine di testa la Barile. Ambito però ha fermato il gioco, ha segnato il calcio di punizione in favore degli ospiti, e c'è però Ramalingum che è ancora a terra. Gioco fermo per soccorrere un giocatore che si è infortunato, mi sembra si tratti di Yuri Ramalingum, che gioca sul settore di sinistra. Linea arretrata per quanto riguarda la formazione ospite.
si è rialzato Ramalingum, ma è fuori dal campo, ancora affidato alle cure dei suoi sanitari. Nel frattempo l'arbitro Bellarte dà il proprio consenso alla ripresa del gioco. C'è questa battuta lunga, calcio di punizione, Calò interviene, poi subentra Di Donato che non controlla bene il pallone, ma l'azione può proseguire da parte del Trigiano con Torito al limite dell'area, costretto a defilarsi, poi batte di destro, palla non lontana dal palo alla sinistra della porta difesa da Cassandro, e anche il Trigiano adesso confeziona un pericolo. Ricordiamo che Trigiano e Football Club sono paiate a quota 11, 3 vittorie e 2 pareggi per parte. Il Trigiano però ha giocato una partita in più perché ha anche una sconfitta, mentre il Santermo ha giocato 5 partite. Al momento la classifica vede in testa la Grumese a quota 13, il Gravina a 12, ma il Gravina ha già disputato il proprio incontro della 7ª giornata, quindi la classifica, diciamo, va al momento presa un po' per le molle. Bisogna aspettare almeno che si completa il quadro di questa giornata, e comunque situazione che a quota 11, oltre a Trigiano e Football Club, vede anche la Canisium Calcio. Che però, se non andiamo errati, oggi osserva il suo turno di riposo. Diciamo, comunque bisogna considerare la classifica, essendo un girone con un numero dispari di squadre, a turno le formazioni si osservano, dunque il turno di riposo. Ecco perché il Trigiano, per esempio, ha una partita in più rispetto al Santermo, che viene in avanti adesso. Questo tentativo da parte di Colonna, pallone finisce in fallo laterale, la rimessa con le mani per gli uomini di mister Gian Petruzzi, il rossoblu che restano in zona d'attacco. Ramalingum allontana, poi Giove di testa, anticipa bene un avversario, ma il Trigiano a ripartire con Filomena, il tocco all'indietro. Ora sul pallone c'è Davide Ciacoviello per il Santeramo, che viene avanti, questo traversone dal settore di destra, dall'altra parte prova a recuperarlo l'altro Ciacoviello al limite dell'area. Ancora il traversone che scavalca un po' tutti, prova a tenerlo in campo Davide Ciacoviello, che riesce a far proseguire l'azione, palla al limite proprio per Larato, che viene fermato, parte velocemente Scardigno che si allunga, poi Di Donato, incerto l'intervento di Petragallo in un primo momento, poi rimedia però il giocatore di casa. Rilancio lungo di Cassandro, sfiora Scardigno che ha però lasciato la propria posizione di difensore. Attenzione, l'arbitro interviene, c'è stato il tentativo di Larato di andare ad inseguire il pallone, Ramalingum finisce sul taccuino giallo del direttore di gara, il primo giocatore ammonito in una partita correttissima in campo, almeno fino a questo momento, senza assolutamente grossi problemi. Effettivamente gli era un po' sfuggito Larato nel contatto, forse Ramalingum ha allargato un po' troppo le mani, l'arbitro comunque lo ha ammonito. Prendiamo nota, 21esimo minuto della seconda frazione di gara, sempre 0-0 il punteggio tra Santermo e Trigiano. Santermo che adesso però usufruirà di questo calcio di punizione. Siamo in posizione centrale rispetto alla porta difesa da Veronico. Veronico protagonista assoluto di questo match, 5 suoi interventi decisivi a mantenere ancora il risultato di 0-0. Ci sono Petragallo e Labarile vicino al punto di battuta, ancora intervento da parte del portiere, poi sulla respinta ha cercato di allungarsi forse Ciacoviello, il pallone però si è impennato, sì, è proprio Davide Ciacoviello, questa volta la sua battuta però è terminata alta sul calcio di punizione di Petragallo. Ancora si è disteso, un volo plastico questa volta Veronico, che comunque ha evitato ancora un'altra opportunità creata dalla formazione avversaria. Nel Trigiano che adesso prova a venire in avanti, traversone, poi c'è l'azione che viene proseguita da parte di Rubini, si scontra con un avversario, ha avuto la peggio Rubini, forse nella caduta
c'è l'ammonizione per Stano, tutti a protestare, i giocatori del San Teramo. Nel frattempo direttore di gara, vi ricordo, signore dell'arte di Molfetta, ha estratto il cartellino giallo nei confronti di Stano, ammonito al 23° minuto della ripresa. Due ammoniti, uno per parte, prima a Ramalingum che aveva strattonato in maniera irregolare l'arato, adesso invece è stato ammonito il numero 8 del San Teramo, Stano. Gioco fermo, forse ha subito un colpo proprio al volto Rubini, oppure al momento in cui è caduto a terra, però si sta rialzando per fortuna, infatti qualche problema proprio al volto per il giocatore del Trigiano, che viene accompagnato adesso dai propri sanitari fuori dal rettangolo di gioco. Che problema forse all'occhio sinistro, comunque quella parte adesso del San Teramo viene avanti, palla sulla destra per Sciacoviello che viene fermato, però è Valerio adesso che per il Trigiano in possesso di palla, mentre Cadetano Rubini adesso cerca autorizzazione per rientrare in campo. L'arato sul settore di destra, prova ad andare via, per l'arbitro è soltanto rimessa dal fondo. Nel frattempo si è affannato a rientrare in campo Rubini, nonostante questa botta credo vicino all'occhio sinistro. Tutti a protestare, i giocatori del San Teramo per chiedono forse il calcio di rigore proprio a favore per l'azione precedente. Palla per Filomena, Filomena al limite dell'area, difende bene il possesso del pallone, poi c'è il destro, la conclusione tentata da Toritto, palla nettamente fuori dallo specchio della porta. La battuta di Cassandro che rimette in gioco il pallone, poi Stano per Angelo Sciacovilli, prova a subentrare ancora Stano, lo stesso Sciacovilli invece all'indietro per Giove, controlla il pallone, lo tocca ancora verso Sciacovilli, questo è Angelo Sciacovilli che prova a portare avanti la minaccia per i suoi, perde poi il possesso della sfera. Valerio per un attimo dell'Trigiano, e in avanti invece il San Teramo, questo pallone che viene spedito in corner, la battuta in favore della formazione di casa. 0-0 il punteggio, 26 minuti di questa ripresa. Incoraggia il suo mister Gian Petruzzi, la battuta della bandierina di testa lontana Scardigno, poi è Giove che va ad inseguire questo pallone, forse toccato regolarmente da un avversario. Giove guadagna il calcio di punizione, forse anche complimenti da parte della propria mister e dei compagni. Calcio di punizione, la battuta di Petragallo, palla quasi al limite, deviazione forse proprio di Rubini, palla che comunque giunge dalle parti di Veronico che la fa sua questa volta con tranquillità, non deve sfoderare uno dei suoi interventi che oggi davvero stanno salvando la propria formazione tenendo inviolata la propria porta. Trigiano che viene in avanti, Toritto che viene anticipato da Petragallo, Petragallo gioca centrale a fianco di Capitan Calò per il San Teramo, poi c'è Capitano Rubini per
gli ospiti, tocco all'indietro verso Magellino che ha rimesso in avanti questo pallone per Filomena. Buona l'idea per Valerio, è stato decisivo questa volta l'intervento da parte di Colonna, perché l'idea per Valerio era davvero interessante. Al limite per Larato, Larato si presenta tu per tu, l'arbitro prima aspetta, poi fischia, si becca tutti gli impropri da parte della panchina di casa, sembrava regolare alla panchina di casa la posizione di Larato. Larato si era involato verso la porta avversaria, in un primo momento l'arbitro ha lasciato proseguire, quindi tutti hanno pensato alla posizione irregolare, poi invece è intervenuto, forse memorizzato l'attimo precedente ed ha segnalato la posizione irregolare del giocatore che nel frattempo si era ormai involato, era quasi arrivato dalle parti. Attenzione adesso Torito, Torito si allunga il pallone, deve uscire in presa bassa Cassandro ad anticiparlo, dicevamo giocatore del Santeramo che era quasi arrivato dalle parti di Veronico, non riesce ad agganciare il pallone Stano, servito da un compagno, c'è stato il tocco, anzi questa nella circostanza era la Barile che non è riuscito ad agganciare il pallone, controllarlo meglio dopo il tocco di un avversario. Sfiora di Donato, viene avanti Stano, pallone troppo lungo per Larato, controllato da Veronico, il rilancio del portiere. Capitano Calò, lancio lungo in avanti, di testa, anticipa tutti Tagarelli che ha toccato verso il proprio portiere. Portiere che si appresta ad effettuare adesso il rilancio. Traiettoria, interviene prima Porfido, poi il Trigiano che recupera palla. Petragallo lontana. Poi Giove sulla destra per Davide Sciacoviello, si accentra Sciacoviello, cerca lo scambio con Giove che rimette in avanti un buon pallone verso Larato, un po' troppo lungo, buona l'idea di prima intenzione del giovane Giove, ma il pallone è stato un po' leggermente fuori misura. Ricordiamo che con le immagini di Nunzio Procacci in diretta su www.antenasud.com stiamo seguendo questa partita che valevole per il campionato di terza categoria, la girone provinciale di Bari, la settima giornata. Allo stadio di Santeramo si stanno affrontando il Football Club Santeramo ed il Trigiano, il punteggio è di 0-0 nonostante il Santeramo abbia avuto davvero alcune occasioni clamorose sulle quali è stato decisivo almeno 5 su il portiere degli ospiti. Santeramo che soffrisce di un corner dal settore destra, va alla battuta Angelo Sciacoviello, tutti nell'area di rigore i giocatori, c'è Giove che prova a piazzare questo pallone con il piatto destro, palla appena alta sopra la traversa, per la verità Veronico era in grado di intervenire anche in questo caso, cercato di piazzarla con il piatto un giocatore del Santeramo, giocatore che ha rilevato al 21esimo del primo tempo lo sfortunato Difonso che si è infortunato. A Petragallo, poi Torito per il Trigiano che si scontra con Stano, rimane a terra. Gioco fermo per Fortunio Corso a Torito. Nel frattempo qualche giocatore del Trigiano ne approfitta per dissetarsi. Non è certo una giornata calda, tutt'altro. Ovviamente si comincia a far sentire la stanchezza in campo perché siamo giunti al 32esimo minuto della ripresa. Il punteggio è sempre sullo 0-0, merito soprattutto di Pasquale Veronico
che ha salvato più volte la propria porta. Leggermente fortunato ancora Torito, che deve abbandonare il terreno di gioco perché ovviamente c'è stato l'intervento della propria panchina, quindi qualche attimo per riprendersi, ma mi sembra in grado di poter ricominciare a giocare fra qualche istante il giocatore del Trigiano, maglia numero 11 degli azzurri. Calò di testa verso la Barile, che prova l'apertura sul settore di destra dove c'è Colonna per il Santeramo, che viene avanti con Giuve. Adesso tocco all'indietro per Petragallo, può rientrare nel frattempo l'infortunato Torito. Petragallo perde il pallone, proprio Torito che lo va a recuperare. Stano chiude, riceve il passaggio di ritorno da parte di Porfido, poi Torito, fallo su Torito da parte di Giuve, calcio di punizione. Qualche altro cambio forse da parte della panchina di casa. Per ora due i cambi effettuati per parte nel primo tempo. Cassandro nel frattempo, portiere del Santeramo, diciamo al 21esimo del primo tempo è entrato Giove al posto di Difonso, e poi nella ripresa al 16esimo è entrato Larato al posto di Capone. Questo per quanto riguarda le file di casa. Per gli ospiti è entrato Valerio all'11esimo della ripresa al posto di Abbondanza, al 16esimo sempre di questa ripresa Carbonara per passa 15. Un giocatore ammonito per parte, Ramalingum al 21esimo di questa ripresa, al 23esimo Stano. La partita è stata sostanzialmente corretta. Posizione irregolare adesso rilevata ancora dal direttore di gara, il signor Bellarte di Molfetta. Calcio di punizione in favore del Trigiano. Giocatori di casa, soprattutto il capitan Calò, dice al direttore di gara che si sta perdendo un po' troppo tempo, bisogna recuperare. Lo stesso Calò che cerca l'anticipo, poi rimedia Colonna. Il Trigiano prova a ripartire. Di Donato, chiuso da Petragallo. Ancora palla verso Torito, anticipo su di lui di Porfido, maniera regolare per il direttore di gara. Stano verso Angelo Sciacoviello sul settore di sinistra. Sciacoviello cerca quasi il fondo, si accentra, effettua questo traversone che poi viene toccato però da un giocatore ospite e il pallone finisce in corner. Calcio d'angolo in favore del Santeramo. È stato Carbonara a toccare per ultimo il pallone e a spedirlo in corner. Battuta affidata a Petragallo. Allontana Scardigno. Si continua a giocare. È Davide Sciacoviello che tiene in campo il pallone nonostante l'attacco di un avversario. Traversone che passa davanti allo specchio della porta e finisce fuori dalla parte opposta. Nessun giocatore di casa pronto proprio sotto porta a cercare il tap-in. Nuova di fatto, rimessa dal fondo per il Trigiano, battuta da Tagarelli nella zona di Torito, anticipato però da un avversario. Poi Stano va a mantenere in campo il pallone, salta bene un primo avversario, anche un secondo, poi tocca un buon pallone per Angelo Sciacoviello. Prova ad entrare Sciacoviello, palla per la Barile, salta un avversario, Scardigno nella circostanza, finisce a terra il numero 10 di casa. Calcio di punizione, un'altra opportunità per il Santeramo che fino adesso ha trovato sulla sua strada sempre l'attentissimo Pasquale Veronico, che abbiamo definito non a caso, scusate se ci ripetiamo, ma davvero il protagonista di questo match indiscusso almeno fino a questo momento. L'arbitro indica il punto di battuta e va adesso a segnalare il punto dove si può schierare la barriera del Trigiano. Ci sono sempre Petragallo e la Barile vicino al punto di battuta, più vicino Petragallo che potrebbe toccar corto proprio per il destro del numero 10 maglia rosso-blu. Quattro uomini in barriera per il Trigiano, ce n'è un quinto anche vicino. La finta di Petragallo, poi il tocco vero per la destro, fuori misura, troppo d'esterno, colpito il pallone da parte di Labarile, sfugge via
il pallone. Di testa è intervenuto Porfido, però in maniera fallosa, dice il direttore di gara, quindi calcio di punizione per il Trigiano, mentre si avvicina alla propria panchina e Magellino, Vincenzo Magellino, che si è avvicinato alla propria panchina, lamenta un problema ad un ginocchio, si provvede a mettere del ghiaccio. Ma il calcio di punizione con il quale si riprenderà il gioco affidato a Tagarelli, che è pronto alla battuta, mentre Cassandro dà un'occhiata agli uomini in barriera per correggere eventualmente la posizione. L'arbitro fischia dando il suo consenso, ma poi la battuta non avviene ancora, troppo vicino alla barriera secondo i giocatori del Trigiano. Parte il destro di Tagarelli, poi pallone che viene recuperato proprio da Magellino, che nel frattempo era affidato sì alla cura dei sanitari, ma era rimasto in campo. Chiarito il discorso precedente tra le due panchine, adesso il Santeramo che prova a venire in avanti. Ciocovilli effettua il traversone, ci mette il sinistro Scardigno, pallone in corner. 39 minuti di gioco, 0-0 sempre il punteggio. Ci atterrà un giocatore del Trigiano nell'area di rigore, c'è un doppio cambio pronto nelle file del Santeramo, stanno per entrare 7 e Molinari, il numero 15 e il numero 18. Ovviamente si gioca il tutto per tutto, mister Gian Petruzzi nel tentativo di sbloccare il match, tentativo vano fino adesso. Si riprenderà con un calcio d'angolo, non so se chiederà prima di effettuare il doppio cambio, la panchina di caso attenderà invece gli sviluppi del calcio piazzato. L'arbitro guarda verso la panchina di casa, l'arbitro invita ancora tutti a rimanere seduti, solo il mister, solo l'allenatore può stare in piedi, e nel frattempo è il Trigiano che effettua un altro cambio. È pronto ad entrare De Francesco, numero 14, e forse non ce la fa più Magellino, che prima si è avvicinato alla propria panchina con un problema al ginocchio. Eh sì, è così, ed entra dunque il numero 14, allora De Francesco. 41esimo minuto, palla corta sul primo palo, lontano Rubini, ma è ancora corner consecutivo praticamente in favore del Santeramo. È stata la battuta più lunga, Capitan Calò la rimette al centro, ma interviene Valerio che allontana, il pallone finisce in fallo laterale. Ecco, si sta avvicinando alla propria panchina il giocatore infortunato, non ce la fa più Magellino, zoppica vistosamente, anche il nostro Nunzio Procacci lo va ad inquadrare adesso. E c'è pronto anche Carannante, numero 17, altro cambio nelle file degli ospiti, mentre ha rinviato un po' il doppio cambio mister di casa Gian Petruzzi. Rimessa laterale da parte del Trigiano con Filomena che riesce a toccare questo pallone in avanti. Adesso Stano che lo controlla e lo indirizza verso Angelo Sciacoviello. Tocco al centro. D'altra parte c'è l'altro Sciacoviello, Davide, che tenta la battuta, poi subentra Giove in area di rigore, il tocco all'indietro, ancora per Sciacoviello che prova a mettere al centro questo pallone, c'è il calcio di rigore, calcio di rigore per fallo di Scardigno sull'Arato, credo, l'Arato di spalle,
è andato a recuperare questo pallone, stava per girare, ma è stato messo giù, almeno questa è la decisione del direttore di gara Scardino, tra l'altro va a parlare con la Barile. E adesso c'è calcio di rigore, 42 minuti, 20 secondi nell'arco della ripresa, Stano alla battuta contro Veronico, la finta e il gol, gol del vantaggio della Santeramo che sblocca il risultato, da ripetere però l'arbitro ha fischiato, forse si è fermato durante la rincorsa, per questo motivo probabilmente l'arbitro fa ripetere, o perché forse ha visto troppi giocatori entrare in campo prima della vera battuta da parte di Stano. Il fatto sta che siamo arrivati, al 44esimo, siamo entrati adesso al 44esimo. Avete comunque dato disposizione di ripetere il calcio di rigore. Stano di nuovo sul dischetto contro Veronico. C'era stata la respinta da parte di Veronico, ancora il pallone però forse gli è passato sotto il corpo, è finito in rete, davvero le emozioni continuano, sembrava invalicabile la porta di Pasquale Veronico che adesso è rimasto a terra, forse un po' si dispera con se stesso per aver intercettato anche in questo caso il pallone che però poi è finito in rete. Dunque gol di Stano che ha trasformato il calcio di rigore al 44esimo della ripresa. Doppio cambio dunque nelle file di casa, c'è stato il cambio già effettuato nelle file degli ospiti, è uscito Ramalingum ed è entrato Carannante. Entra 7, Erasmo 7, il numero 15. È uscito Angelo Sciacoviello. Indicato 4 il direttore di gara, forse 4 minuti di recupero. Il Trigiano che si porta in avanti quasi sulla linea di fondo di Donato, guadagna una rimessa laterale proprio all'altezza della bandierina, rimessa del Trigiano, palla in avanti, tenta l'acrobazia Toritto, palla che viene recuperata dall'altra parte da De Francesco, salta bene un avversario, effettua un buon traversone, poi ancora il possesso da parte del Trigiano, la battuta di Donato respinta, poi ci prova anche Scardigno con il sinistro, questa volta la conclusione nettamente sbagliata, non crea problemi a Cassandro, in questo caso l'arbitro chiede un altro pallone per poter consentire la ripresa del gioco. Sembrava pronto un doppio cambio nelle file della formazione di casa, invece poi il mister Gian Petruzzi ha deciso di mandare in campo 7 al posto di Sciacoviello. Tentativo di anticipo da parte di Carannante, però palla finta in fallo laterale. All'indietro Petregalo allontana il pallone che poi finisce
Le parti di Labarile, di prima intenzione l'idea per Larato che controlla la chiusura su di lui, però puntuale da parte di Tagarelli. Questi è Valerio e non riesce a tenere in campo la sfera. La rimessa laterale è per la formazione di casa. Quattro i cambi effettuati dagli ospiti, tre quelli effettuati da mister Gian Petruzzi. Ancora il cross, cerca l'anticipo Labarile che non trova l'impatto con il pallone. Il pallone che viene tenuto in campo da Carannante. Adesso manovra all'indietro Tagarelli. Lancio lungo verso Toritto che sfera soltanto. Poi prova ad agganciare il pallone ma non ci riesce Valerio. Tagarelli recupera il Santeramo. Palla per Labarile sul settore di sinistra, prova la conclusione dalla distanza, però non sorprende Veronico che è stato superato soltanto dal calcio di rigore al 44esimo della ripresa, trasformato da Stano che è stato costretto a battere per due volte. Manca praticamente un minuto al nostro cronometro, entra in campo il numero 13 Carella. È uscito Labarile dunque per Carella, per cedere il posto a Carella. Quarto cambio dunque anche per la formazione di casa. Tagliano indietro con De Francesco, poi è stato Carbonara a rimettere in avanti questo pallone. Ancora De Francesco che rincorre la sfera. Non è riuscito a tenerlo in campo però Larato, pallone è calciato verso il centro ma quando era già terminato oltre la linea laterale. Tagarelli ha ricevuto dal compagno che ha fatto la rimessa laterale, tocca per Scardigno e lancio lungo in avanti di quest'ultimo, palla che finisce in fallo laterale e finisce anche la partita. Partita decisa dal calcio di rigore trasformato al 44esimo del secondo tempo da parte di Stano dopo che la squadra di casa aveva avuto altre opportunità da rete nelle quali era davvero stato bravissimo Veronico, Pasquale Veronico, portiere di casa che si è fatto superare soltanto dal calcio di rigore. Dunque risultato finale, il Football Club Santeramo ha battuto per 1-0 il Triggiano. Beh, nel complesso il Santeramo si è visto molto di più, ha creato tante occasioni da rete, un paio le ha create il Triggiano nel secondo tempo, ma bisogna dire che gli interventi di Veronico sono stati molto più decisivi di quelli di Cassandro, che per la verità nelle due opportunità, anzi forse non è nemmeno dovuto intervenire. Alla fine il Santeramo ha fatto suoi questi tre punti, sicuramente bisogna ammetterlo, l'ha meritato, anche se da parte del Triggiano nel momento in cui si stava cullando quasi la possibilità di portare a casa un punto prezioso è arrivato il calcio di rigore, ripeto, battuto per due volte da Stano che in entrambe le occasioni era riuscito a superare il pur bravo Veronico. Risultato finale dunque 1-0, vittoria del Santeramo con mister Magellino al termine del match. Veronico protagonista, sembrava ormai quasi in tasca il punto che sarebbe stato preziosissimo e poi è arrivato questo calcio di rigore discutibile da parte vostra e purtroppo i tre punti sono tutti del Santeramo. Io non discuto mai, diciamo, degli arbitri perché siamo anche consapevoli del fatto che il livello arbitrale, diciamo, in terza categoria, però diciamo non è certamente quello, fa rabbia perdere al 90esimo su un rigore tra l'altro evitabile, però il campionato è ancora lungo, non sono frasi fatte, avevamo messo in conto anche oggi di non riuscire a ottenere risultato perché questa è una squadra comunque molto quotata, era partita con i favori del pronostico fin dalla vigilia e si è dimostrata una squadra molto quadrata, quindi niente, andiamo avanti con molta tranquillità e molta serenità, consapevoli di aver fatto tutto sommato il nostro dovere.
e forse di aver subito una sconfitta che credo non meritavamo. Rigore a parte, però, protagonista assoluto è stato il vostro portiere. L'hanno avuto 5-6 occasioni nelle quali Veronico è stato davvero protagonista, ha salvato il risultato. Mi sembra di aver capito che era un po' la partita che si aspettava. E allora, ai suoi, che cosa è mancato oggi? Noi intanto avevamo 6 persone fuori per infortuni e squalifiche. E molti ragazzi erano fuori ruolo. Io ero consapevole delle loro difficoltà di interpretare un ruolo che non era loro, ed infatti abbiamo avuto difficoltà soprattutto a centrocampo, laddove mancavano, diciamo, la maggior parte delle pedine su cui ho contato fin dall'inizio. Veronico è un bravo portiere, lo sappiamo, l'ha dimostrato anche oggi. Come dire, non voglio dire cose banali, però il portiere fa parte del gioco, è là per parare, ha parato bene. Hanno sicuramente tirato più in porta loro rispetto a noi. Nelle fasi di gioco mi sembra che le due squadre siano equilibrate, però indubbiamente, diciamo, hanno tirato in porta in maniera molto più pericolosa loro rispetto a loro, e Pasquale è stato davvero molto bravo a neutralizzarle. Con mister Gian Petrucci a fine partita, vittoria meritata ma sofferta, è arrivato il rigore quasi allo scadere, ma come se non bastasse è stato necessario ripeterlo 2 volte. Vabbè, i ragazzi hanno fatto una bella partita intensa, meno della partita che abbiamo fatto a Grumo, però il Trigiano si difendeva bene, erano tutti dietro la linea della palla, si difendevano a 11 e un super portiere che ha fatto 4-5 interventi di altra categoria. Però i ragazzi ci hanno creduto fino in fondo, abbiamo conquistato questo rigore che abbiamo battuto, ha fatto ripetere e poi abbiamo segnato per la gioia di tutti i ragazzi, per i sacrifici che fanno durante la settimana. Questo è un gruppo che è nato quest'anno, fatto di ragazzi che io già ho allenato in passato negli allievi, però si impegna tutti i giorni all'allenamento, siamo sempre 26 e mi mettono in difficoltà non per fare la formazione, ma per fare i convocati. Questo è bello per il paese, mi dispiace che il pubblico di Sant'Eramo non può ammirare questa bella squadra fatta di Sant'Ermani. Speriamo possa farlo attraverso Antena Sud in diretta oggi e in replica nei prossimi giorni. Che cosa è mancato alla sua squadra oggi? Soltanto la concretezza, oltre al Super Veronico, insomma, dall'altra parte. Vabbè, c'è da dire che dopo che abbiamo avuto 2 occasioni con la nostra punta di diamante di Fonso, che ha giocato anche in categorie superiori, si è fatto male per un stiramento, abbiamo perso qualcosa in attacco. Però i ragazzi ci hanno creduto fino alla fine e abbiamo fatto gol, se lo sono meritati. È un segnale importante per il proseguo del campionato per il Sant'Ermo, questa vittoria oggi. Noi abbiamo dato già un segnale domenica andando a vincere a Grumo. Oggi ci voleva continuità e questa squadra l'ha fatto alla grande. Se il Grumo, come è vero, che portano i risultati, ha pareggiato, oggi siamo primi e possiamo esultare. Anzi, ha perso, mi dicono che ha perso 3-1 e dunque siamo primi soli. Sono contentissimo e felicissimo per la città di Sant'Eramo che merita un'altra categoria. Con il presidente del Sant'Ermo Armando Leone, partita sofferta fino alla fine, ma le sofferenze sono anche altre, mi permetta, nel senso che i tifosi del Sant'Ermo non possono assistere alla partita. Oggi erano davvero contati, le persone ammesse all'interno del campo, è un peccato. Sì, buonasera a tutti. Effettivamente questo è un problema che si protrae da diversi anni, a dire la verità. Comunque la nuova amministrazione ci aveva promesso all'inizio che almeno metà della tribuna sarebbe stata pronta per questo campionato, ma evidentemente qualcosa non è andata bene e però hanno indetto il bando per l'inizio dei lavori. Speriamo e rivolgiamo questo appello all'assessore Caggiano di accelerare quanto più presto i tempi di realizzazione dei lavori. Qualche speranza possiamo averla. La speranza in campo mi sembra anche abbastanza concreta invece, perché la squadra è vero, oggi ha sofferto, abbiamo sentito anche il mister, però ha conquistato 3 punti davvero importanti, anche se ha dovuto soffrire fino all'ultimo. Sì, effettivamente è stata una dura partita. Abbiamo visto il portiere della squadra avversaria fare 2 o 3 interventi veramente decisivi e gli faccio i complimenti. E niente, questa è una squadra che ambisce a vincere il campionato, però effettivamente senza il supporto dei tifosi diventa ancora più difficile. Con il supporto dei tifosi, più la bravura dei ragazzi, sono convinto che il prossimo anno il Sant'Ermo sarà in seconda categoria.
E noi glielo auguriamo, auguriamo ovviamente a lei soprattutto di risolvere almeno in parte la, l'agibilità alla struttura, che insomma almeno dal punto di vista del terreno di gioco è sicuramente importante. Speriamo, ecco, Nunzio Procacci inquadra questa tribuna, speriamo di vederla, no, con il pubblico che vi meritate. Bocca al lupo. Grazie. E grazie a voi. Grazie a voi.